Al via la stagione sportiva del settore giovanile della Polisportiva Antares. Tantissime le novità che caratterizzeranno il nuovo corso di quello che è il serbatoio naturale dal quale la prima squadra dell'Antares, la Punto Tel Sala Consiline, attinge atlete per lanciarle in Serie A2. Quest'anno sono tre le ragazze del settore giovanile passate in prima squadra. Si tratta di Antonella Balbo, Giorgia Casale e Sharon Luisi. Tra le tante novità che riguardano il settore giovanile figurano l'apertura dei corsi di volley anche al settore maschile e l'affidamento della responsabilità tecnica esclusivamente allo staff dei coach della prima squadra, oltre al coinvolgimento dei piccoli atleti in iniziative sociali da svolgere sull'intero territorio del Vallo di Diano. La stagione 2013-2014 del settore giovanile biancorosso inizierà ufficialmente giovedì 31 ottobre. I piccoli atleti salesi, accompagnati dai genitori, si raduneranno alle ore 18.30 presso il palazzetto dello sport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina. Ad attenderli ci saranno le cicognine della Serie A2 con in testa capitan Giulia Salvi e lo staff tecnico della prima squadra. I coach Dino Guadalupe ed Antonio D'Ambrosio saluteranno i loro piccoli allievi e tracceranno le linee guida dell'intera stagione sportiva. Ci è sembrato più che opportuno, sottolinea il presidente dell'Antares, Nicola Daralla, di affidare il settore giovanile ai nostri tecnici della prima squadra. In tale maniera i nostri piccoli pallavolisti potranno beneficiare dell'esperienza e della competenza di allenatori professionisti. Per la nostra società il settore giovanile riveste un ruolo primario.